Bentornati sulle fonti TV con il nostro Le Fonti Advisory Update. E allora, lavoro al centro dell'attenzione, non che di solito non venga messo nei nostri approfondimenti, ma in questo momento lo mettiamo ancora di più, legandolo un po' al contesto economico e macroeconomico che stiamo vivendo, anche finanziario, insomma, sotto tutti i punti di vista. Previsioni economiche al ribasso, perché abbiamo scritto così, nonostante ancora alcune previsioni parlino di una crescita e di una ripresa in atto, perché in realtà dobbiamo fare i conti con tante variabili che si sono aggiunte a quella che ormai da 2 anni è insomma la protagonista, cioè l'emergenza Covid. Non bastava quella, verrebbe da dire, per vedere ovviamente la nostra economia penalizzata. No, adesso ci si sono messi anche i rincari energetici, le bollette molto alte che vanno naturalmente a penalizzare le imprese. In primis, che hanno costi ovviamente da sostenere molto alti a causa del rincaro delle materie prime, della mancanza di reperibilità proprio anche delle materie prime, poi naturalmente si traducono in costi più elevati anche per il consumatore finale, quindi per tutti noi. Bollette elevate, aiuti che stanno arrivando, ma insomma forse non sufficienti, ma soprattutto non sappiamo quando avrà fine questa situazione. Di conseguenza, se le imprese fanno fatica, oppure restano a galla, ma non riescono in qualche modo ad aumentare la produttività, beh, il risultato è che poi il lavoro, in generale viene penalizzato e quindi ci siamo sentiti di fare questa domanda: posti di lavoro a rischio. La disoccupazione in Italia è al 9%. Gli ultimi dati, le ultime rilevazioni ce l'hanno, data un po', diminuita. Però i conti proprio forse si devono fare adesso. Allora, io saluto Maurizio Del Conte, professore del diritto del lavoro di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, nonché presidente di AFOL Metropolitana, Agenzia per la Formazione, Orientamento e Lavoro. Grazie per essere con noi, Maurizio, ben trovato. Buongiorno. È ovvio che parto da una domanda molto generale, Maurizio, perché poi, come al solito, sono tanti punti che andrebbero toccati e cercheremo di toccarli. È vero che è tutto collegato, cioè questa situazione, ancora le ricadute del Covid che sicuramente non sono terminate sull'economia, il rincaro energetico, la fatica che si sta facendo per ripartire, poi si traduce in difficoltà sul lavoro. Ma sicuramente, nostro poi tra l'altro è un mercato del lavoro sempre molto lento a reagire e a differenza di quello che per esempio abbiamo visto negli Stati Uniti dove c'è stato un boom di assunzioni proprio nell'ultimo rapporto trimestrale, da noi è molto più complicata la situazione. Le imprese non vedono ancora un orizzonte definito e perciò fanno molta fatica ad assumere, in particolare a tempo indeterminato. Sappiamo che la stragrande maggioranza dei contratti che si è avviata in questo ultimo periodo, grazie alla ripresa economica, è di fatta di contratti a termine o altre forme contrattuali precarie, proprio perché non c'è questa visibilità. D'altra parte è anche vero che le variabili, come segnalavi prima, sono davvero difficili da ponderare, perché se da un lato è evidente che la domanda globale è ripartita, dall'altro è anche abbastanza chiaro che i meccanismi che possono inceppare la cosiddetta catena del valore globale, la supply chain, basta pensare a quello che è successo nel sistema della logistica mondiale, sono in grado veramente di minare questa ripresa in ogni momento. Da un lato la crisi energetica, che intendiamoci non è una crisi di capacità produttiva, perché non è che improvvisamente non è più possibile produrre energia, ma è una crisi di allocazione, di trasferimenti, è anche una crisi geopolitica, basta pensare a quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina e tutto. Tutte le questioni legate ai vari gasdotti che passano per quel territorio. Ci sono una serie di diciamo, crisi diplomatiche aperte. Tutto questo fa sì che il panorama economico, che avrebbe delle enormi potenzialità di crescita, non si stia esprimendo e vada sostanzialmente col freno a mano.
Ok, certo, no, appunto è una questione proprio anche pratica. Ma cosa, allora, posso chiedere quali sono le difficoltà appunto che vi vengono segnalate? Perché poi, vabbè, la difficoltà primaria, perdonami, lo so che è una cosa proprio trita e ritrita, però quando tu dici Maurizio fanno fatica ad assumere a tempo indeterminato, è un po' un peso che ci portiamo appresso da tanto, che poi non è tanto il tema di avere un posto a tempo indeterminato, è quanto che nel momento in cui ci sono più contratti a tempo determinato, quindi a scadenza o altre forme di contrattualità, non c'è la fiducia magari di trovare altro, cioè, diciamo che il movimento del lavoro è sempre un po' lento, no? E quindi io ho un lavoro oggi, domani chissà se ce l'avrò più, per quello che in Italia c'è ancora un po' il mito del tempo indeterminato, no? Però questa Sì. situazione penso che appunto si è resa ancora più pesante, cioè con tutto quello che sta succedendo. Sì, si collega esattamente proprio a questa difficoltà, un po' anomalia anche del mercato del lavoro, italiano, di passare da un rapporto all'altro. Perché noi sappiamo che in tanti altri mercati del lavoro la mobilità, le cosiddette transizioni da posto a posto, da un'occupazione all'altra, sono fattori fisiologici, cioè vengono gestite grazie anche a una rete di servizi che aiuta le persone a mettersi in contatto con la domanda delle imprese o a ricostruire le proprie competenze in funzione delle competenze richieste dalle imprese. Bene, in Italia tutto questo è molto complicato, mancano in molta parte dei territori italiani, soprattutto quelli più difficili economicamente, i servizi per fare questo tipo di attività e d'altra parte è anche vero che le imprese tendono ad arrangiarsi da sé, tendono a reperire le competenze di cui hanno bisogno attraverso reti informali, conoscenze, amicizie, che non sono tecnicamente i sistemi migliori Certo. per incrociare la domanda e l'offerta, perché spesso non arrivano a portare, a valorizzare le competenze che sono presenti nel territorio e arrivano a produrre quello che è uno dei dati più negativi del nostro mercato del lavoro, il cosiddetto disallineamento fra quello che è il curriculum, diciamo in una parola, della persona con quello che poi va a fare concretamente nel posto di lavoro. E questo fenomeno in parte spiega anche le dimissioni, il fenomeno delle dimissioni. Adesso ci arriviamo, perdonami solo un istante perché questo è un tema che voglio toccare assolutamente. Sì, insomma, questo spirito di adattamento per le situazioni, diciamo che magari a lungo termine è negativo proprio per l'economia, perché se nell'emergenza bisogna magari sapersi giostrare, no? Tra varie situazioni, poi dopo però è bene che il mondo del lavoro sia scandito da ritmi, da concetti sempre un po' regolari. Peraltro, proprio restando sulle previsioni in calo, oggi abbiamo visto le vendite al dettaglio calare su base annua e già questo credo non sia proprio un ottimo segnale perché l'anno scorso, cioè, l'economia arrancava ancora di più se vogliamo sulla carta, no? Perché poi cioè, c'era tutto un po' più fermo, non c'erano i vaccini, insomma, tutto quello che sentiamo ogni giorno. Confindustria ha parlato di una produzione industriale in forte calo per il mese di gennaio, ovviamente perché le imprese fanno fatica a produrre e dicono che in certi casi è meglio addirittura stare fermi. Io questa cosa la ritengo molto molto pesante, molto grave, Maurizio. E ti chiedo un parere su questo e poi andiamo a parlare di questa notizia che abbiamo sentito proprio negli ultimi giorni delle dimissioni spontanee, cioè molte persone che si dimettono dal posto di lavoro. Vuol dire che, cioè, se fosse vero, perché si parla di un fenomeno sempre più in crescita, se è vero vuol dire che davvero il nostro sistema lavoro ha qualcosa che non va. Sì, allora, la prima parte della tua domanda, cosa sta succedendo all'economia? Certamente gennaio è stato un mese, ricordiamolo, è stato il mese di Omicron, è stato il mese in cui sembrava si potesse ritornare all'incubo dei lockdown. E quindi, e questo a livello non soltanto italiano, anzi a livello globale. Quindi era abbastanza prevedibile una flessione della ripresa produttiva. E perché le aziende dicono meglio star fermi? Beh, è chiaro che con una situazione di costi,
delle materie prime e dell'energia, che è così esplosa improvvisamente, anche le imprese si stanno domandando: ma dobbiamo concentrare la nostra attività produttiva in questa fase dove i costi delle materie prime e dell'energia sono altissimi, oppure aspettare che questa fiammata, così come almeno molti si aspettano, tenda a ridimensionarsi e quindi si ritorni ad avere dei costi di produzione, diciamo, normali, non così inflazionati come in questo momento. E questo naturalmente aggiunge, incertezza e prolunga i tempi della ripresa. Certo. Per quanto riguarda invece il fenomeno delle dimissioni, ora premesso che Ecco, i numeri perché gli sono ancora italiani molto. lasciano, esatto, lasciano il posto di lavoro? Tra un po' comparirà anche il titolo ad hoc. Perché questo sta preoccupando abbastanza, Maurizio? Ma allora, diciamo, questo è un fenomeno che è stato sicuramente molto rilevante negli Stati Uniti, che però sono un mondo diverso dal nostro, dove moltissimi hanno colto questa opportunità, diciamo, questa difficoltà, l'hanno trasformata in un'opportunità di cambiare lavoro, in un mercato peraltro che offre molte più opportunità di quelle che offre il nostro. Da noi il fenomeno, almeno per i numeri che siamo in grado di rilevare finora, è decisamente più modesto, Contenuto, anche sì. se però segna una sua discontinuità statistica rispetto alle serie precedenti, cioè vediamo effettivamente un aumento che in parte si spiega col fatto che il mercato del lavoro è stato sostanzialmente bloccato per un biennio. Certamente i passaggi, le transizioni si sono ridotte moltissimo, poi da un lato per il blocco dei licenziamenti, ma dall'altro anche per l'incertezza, la cassa integrazione. Sappiamo il record di ore di cassa integrazione. Certo che quando uno è in cassa integrazione di solito non è che molla il posto di lavoro in cui si trova. Adesso c'è, a fronte appunto delle prospettive che sembrano almeno in parte migliorare, e a fronte di una forte domanda su alcune competenze. Ecco, questa è la differenza rispetto a ciò che avviene Ok. all'estero. Non è colpita qualsiasi categoria, non è colpito qualsiasi settore, soprattutto non sono colpite tutte le competenze. Ci sono alcuni che oggi comprendono che può essere l'occasione finalmente per valorizzare le proprie competenze, quindi uscire da quella situazione in cui magari avevano accettato un lavoro purché fosse, perché noi purtroppo molto spesso, come lo dicevo prima, accettiamo anche lavori che non sono coerenti con i Sembra nostri. quasi un miraggio in Italia riuscire a combinare addirittura passione e lavoro, no? Oltre Esatto. alla mancanza di coerenza rispetto a quelle che sono le nostre capacità e potenzialità, certo. Certo, beh, sì, è difficile appassionarsi a un lavoro che non è quello per cui abbiamo studiato, quello per cui ci siamo formati, che è sostanzialmente un ripiego. Allora, se riusciamo, a trovare invece una piena soddisfazione, e una piena coerenza rispetto a quello che abbiamo, diciamo, nelle nostre corde, nei nostri studi, nel nostro background, c'è molta anche più passione nel lavoro. Guardate, questo è un fenomeno preoccupante. Purtroppo, vediamo sempre più spesso una disaffezione verso il lavoro, e questo è qualcosa che segna più il nostro mercato del lavoro rispetto a tanti altri, proprio perché siamo stati abituati ad accettare qualsiasi lavoro. Per qualcuno oggi è l'occasione di rimettersi in gioco, ma ripeto, attenzione a parlare di fenomeno delle grandi dimissioni, Ok, perché non è così nel nostro paese. non è così, vabbè, insomma, mi hai dato una bella notizia. Ti chiedo anche un'altra cosa, cambiando sempre spunto, ma insomma, restando sempre su questo discorso, eccolo qui. Lavoro, Italia, fanalino di coda per soddisfazione personale, che naturalmente si ricollega un po' anche a quello che stavamo dicendo, ma sai perché mi viene da sorridere? Perché appunto quasi un miraggio riuscire a combinare la passione con il lavoro. Perché se voi provate tutti, se provate a digitare proprio su un motore di ricerca questa frase, vi renderete conto che c'è una notizia di pochi giorni fa che rimarca come questo sia vero,
Ma in realtà è un trend che c'è dal 2016, insomma, magari anche prima, no? Guardate, 26 maggio 2016, lavoro italiani ultimi in Europa per soddisfazione e qualità di lavoro. 10 marzo 2017, un anno dopo, lavoro italiani meno soddisfatti in Europa, ovviamente si fa riferimento all'Europa. Appunto, 31 gennaio 2022, lavoro Italia agli ultimi posti per soddisfazione professionale, senza contare che poi escono tutte le notizie anche relative allo stipendio che è tra i più bassi d'Europa, ma non è una novità. Perché poi sembra quasi che l'Italia ultimamente, come dire, venisse vista come top paese in Europa. Insomma, i problemi strutturali li abbiamo e sono rimasti, magari fossero evaporati. Però fa sorridere amaramente per questo, cioè non abbiamo fatto passi avanti negli ultimi anni, Maurizio. No, per niente, purtroppo non abbiamo fatto quei passi avanti che invece hanno fatto altri paesi e sono tante le ragioni dell'insoddisfazione, dovremmo anche superare il luogo comune che gli italiani non sono mai contenti, non è questo il tema. Il problema vero è che noi abbiamo tendenzialmente salari bassi, è difficile essere molto soddisfatti di un lavoro che non ripaga in termini di retribuzione rispetto all'impegno che richiede e anche diciamo, allo studio che magari si è fatto e poi non viene valorizzato. Sappiamo benissimo che i nostri tecnici vengono pagati molto meno di quanto non vengano pagati all'estero, ma diciamoci la verità, anche mansioni più modeste vengono pagate molto meno di quanto non vengano pagate all'estero. Questo è un primo fattore. Un secondo fattore è la qualità media del tessuto produttivo italiano, delle imprese italiane. Allora, sappiamo benissimo che se noi proponiamo a un giovane, gli chiediamo dove vorresti lavorare, non ci dirà mai nella piccola, media o micro impresa, della provincia italiana, ma ci dirà i grandi brand che hanno una certa visibilità, che hanno una certa anche possibilità di sviluppo di carriera. Noi stiamo costantemente riducendo la dimensione delle nostre imprese, le nostre imprese fanno fatica a crescere e quindi è inevitabile che si vada poi a lavorare in realtà produttive che non ti danno possibilità di carriera, che probabilmente non coincidono con quello che erano le tue aspirazioni. Quindi da un lato la qualità del lavoro, la qualità delle imprese, dall'altro purtroppo, ma non disgiunto, anche il fenomeno della bassa retribuzione in un contesto europeo che attrae sempre di più. Poi ci domandiamo perché i giovani vanno all'estero, però insomma è una E domanda certo. che in realtà ha una risposta anche abbastanza chiara. Peraltro un amico scrive, buongiorno, disoccupazione al 9%, fai anche al 15% in termini reali. Vero, perché anche lì, quando parliamo di persone occupate, le statistiche, non noi ovviamente, le statistiche ci danno anche, cioè comprendono in questi numeri anche chi lavora una volta al mese, per intenderci, però quello non è un lavoro, voglio dire, quindi chiaramente se pensiamo in termini reali la disoccupazione è molto più elevata in Italia. Poi questo amico dice, esiste un minimo salariale in Italia? Contratti a 3-6 mesi, interim e contratti a ore, insomma, è vero, cioè tutti i vari rapporti professionali e contrattuali di cui parlavamo prima, si possono dire lavori sicuri per poter vivere questi? No, è anche per questo che poi in termini reali la disoccupazione è anche più ampia del 9%. Per esperienza dico che non se ne esce, dice questo amico, tutti influencer, blogger e mental coach in Italia, ma questi sono lavori nuovi e in realtà se fossero poi garantiti ci mancherebbe l'evoluzione. Del lavoro è anche questa, no, Maurizio? Indipendentemente dal lavoro di riferimento, ma devono nascere lavori eventualmente che abbiano poi una base certa sulla quale muoversi, cioè anche con stipendi garantiti, con una dignità che sta alla base del lavoro. Assolutamente, questa è la base. Poi certo possiamo pensare che si sviluppano sicuramente nuove professioni e questo io credo che ci saranno opportunità enormi. Non credo che le opportunità saranno nel fare l'influencer, perché su uno che ci riesce ce ne sono Eh mille sì, che quello poi è il non hanno lavoro dei successo e sogni, si però appunto sentono. poi magari diventa solo una passione, proprio un hobby, ecco, più che passione. Esatto, ci sono tante possibilità. È chiaro che anche i nuovi media danno opportunità di trovarsi nuovi lavori. Sicuramente la svolta, digitale, tecnologica, crea enormi potenzialità.
Le imprese hanno una fame incredibile di queste competenze di tipo digitale in genere e non le trovano nel nostro paese. Quindi da questo punto di vista anche la formazione professionale deve cambiare completamente, ma anche l'orientamento, soprattutto dei giovani, verso il futuro del lavoro. Noi purtroppo abbiamo un orientamento verso il futuro del lavoro fatto dai padri e dalle madri e dagli zii. Che sono il passato del lavoro, per definizione. Allora, siccome non abbiamo una rete di professionisti presente su tutto il territorio che facciano capire che cosa veramente sono le tendenze del lavoro e che si prendano in carico i ragazzi per accompagnarli verso questo percorso, rischiamo sempre di andare avanti, guardando indietro, e questo purtroppo lo vediamo poi anche nei numeri. Ecco, un'ultima cosa che in realtà non ti ho mai chiesto, Maurizio, visto che tu insegni diritto del lavoro all'università, cioè c'è un po' di rammarico, delusione e mancanza di prospettiva da parte degli studenti? Purtroppo, gli studenti sono giovani e sono sempre molto più consapevoli, di noi, di come sta andando il mondo. Devo dire la verità, i ragazzi si rendono conto delle scarse opportunità che offre questo paese e moltissimi guardano all'estero. Questo è una grande tristezza per chi crede, nel nostro paese, per chi come me insegna ai nostri Certo. ragazzi. Però è anche da pensarla in un modo diverso, cioè pensare che questi ragazzi che vanno all'estero poi possano tornare in Italia e che possano essere, come dire, degli ambasciatori del nostro paese fuori dai confini nazionali. Questo spesso avviene a me che capita di girare il mondo, sento sempre dire anche da tanti colleghi che i ragazzi italiani sono svegli, sono brillanti, hanno una preparazione di base molto solida e che quindi veramente rappresentano il meglio del nostro paese. È un peccato se poi non siamo in grado di attrarli, di farli ritornare, di dargli quelle opportunità che invece possono trovare altrove. D'accordo, grazie a Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano e presidente di Afol Metropolitana. A presto, Maurizio, grazie. A presto a voi, buona giornata a Grazie. tutti. Buona giornata.